Salve a tutti ragazzi, sono TetaWillix e in questo nuovo video vi mostrerò informazioni segrete riguardo il nuovo DLC di GTA Online Import-Export. E per chi non lo sapesse, questa espansione è stata annunciata dalla Rockstar Games pochissimi giorni fa. Prima di cominciare ragazzi vi ricordo di lasciare un bel pollicione in su perché mi aiutate parecchio e direi che possiamo cominciare. Anche se molti di voi sapranno di quale DLC sto parlando, farò comunque un breve riassunto prima di mostrarvi nuove info su questa espansione. Il DLC Import-Export uscirà questo dicembre, anche se il giorno è ancora sconosciuto a noi. La data di uscita più probabile è il 13 dicembre. E sarà un DLC in cui dovremo trafficare veicoli di lusso, migliorando così la nostra attività criminale CEO, fondata originariamente nel DLC Fenomeni del Futuro. Furto e della finanza. In pratica sarà una specie di Fenomeni del furto e della finanza parte 2, perché Import-Export introduce una gamma di attività criminali completamente nuova e i CEO e le loro organizzazioni potranno arricchirsi fino all'inverosimile, potenziando, modificando e rivendendo i veicoli più ambiti della città. Infatti in questa immagine possiamo notare dei bodyguard con un veicolo speciale che dovremo rubare per poi poterla modificare e successivamente rivendere per avere un profitto e quindi più soldi nella nostra organizzazione. Continuando con la notizia, i nuovi magazzini dei veicoli potranno ospitare le nostre auto o comunque moto che abbiamo appena rubato nella missione speciale per eseguire delle modifiche ed infine rivenderle. E i CEO potranno reinvestire i soldi appena fatti utilizzandoli per allargare i propri uffici. Potremo aggiungere al nostro ufficio giganteschi garage con un massimo di 3 piani in grado di contenere fino a 60 veicoli e dotati di arredi personalizzabili con anche officina personale, un po' come nel DLC dei bikers con l'officina all'interno del nostro clubhouse. Perciò è incredibile ragazzi, in questo DLC potremo avere 3 garage giganteschi con 3 piani per un totale di 60 posti. Perciò finalmente uscirà un DLC epico quanto il DLC furto e finanza di giugno, perché in questo DLC ci saranno anche altri nuovi metodi per fare soldi in fretta. Praticamente come funzionerà? Sarà la stessa cosa che abbiamo visto con il DLC Furto e Finanza, con la differenza che al posto dei carichi o comunque delle scatole che raccogliamo avremo invece i veicoli da rubare e portare nei nostri magazzini. Difatti penso che tutto questo avverrà sempre nei soliti uffici CEO, dal computer della stanza che possiamo utilizzare solo nelle sessioni pubbliche. Per avviare le sue missioni non dovremo pagare niente, si avvierà il tutto dal PC dell'ufficio e ci daranno una missione in cui dovremo cercare una macchina o comunque un veicolo speciale, rubarla e riportarla al magazzino. Dovremo poi pagare la riparazione e la modifica della macchina secondo i requisiti del venditore, perché altrimenti la missione fallirà. E potremo fare più missioni possibili per poter aggiungere un massimo di 40 macchine a magazzino, il che ci conferma che i garage e i magazzini saranno completamente differenti. Possiamo infatti collezionare queste auto per poter avere un maggior profitto, perché come nelle missioni dei carichi, anche qui funzionerà in modo tale che più auto venderete in un colpo, più soldi farete. Purtroppo però questi veicoli daranno anche soldi ai giocatori che ve le ruberanno oppure ve le distruggeranno e avranno scelta di portarle nel magazzino per guadagnare qualcosa oppure farvele distruggere completamente, anche se dovete sapere che chi eliminerà questi veicoli non guadagnerà nulla. Potremo vendere questi veicoli in 3 modi: da un venditore privato, da un concessionario oppure da uno specialista che ci darà un grande profitto oltre che nuove modifiche pesanti. E se vendiamo più auto in una sola missione possiamo dividere queste auto per più associati e chiaramente un'auto a testa. Gli associati verranno pagati però solo $500 per auto, per un limite di $10,000 guadagno a missione. Perciò sappiate che chi collaborerà con il direttore CEO nessun altro guadagnerà tanto quanto lui. I veicoli speciali verranno sbloccati nel sito per poter essere acquistate una volta che andremo a finire la missione speciale CEO di quel veicolo che abbiamo appena rubato. Parlando invece dei dettagli che ho notato nelle immagini, questo veicolo praticamente con una specie di rampa con cui potremo utilizzarla per far sbandare altri veicoli davanti a questa specie di auto speciale,
sarà uno di quelli da rubare e portare nei nostri magazzini. E questo veicolo è stato preso dal veicolo che vediamo nel film Fast and Furious, ovvero la flip car, spettacolare davvero. Poi abbiamo il magazzino con dei veicoli che vi posso assicurare sono già tutti i veicoli presenti nel gioco. Però se andiamo a zoomare da questa parte ci sono alcune auto a noi censurate e penso che siano quei veicoli che devono ancora uscire. Nelle guardie del corpo invece possiamo notare dei giubbotti antiproiettili che personalmente io non ho mai visto prima d'ora e potrebbe essere un nuovo vestito o comunque un giubbotto antiproiettile maggiormente potenziato. Infine, ecco qui l'immagine più spettacolare che la Rockstar ci ha rilasciato. Il garage a tre piani con 60 posti disponibili. In questa foto ci sono solo due veicoli nuovi mai visti prima d'ora, la macchina blu in alto a destra e la macchina arancione davanti. Questa auto sarebbe nella vita reale la Jaguar XJ220, mentre la macchina blu sarebbe nella vita reale una combinazione tra la Lamborghini Centenario e la Huracan. Riguardo il garage, in questo dettaglio possiamo infatti notare una scritta che dice 1B e praticamente questa scritta non sarebbe altro che un'indicazione di un piano del garage, come ad esempio il secondo piano sarà 2B, 3B, eccetera, eccetera, eccetera. La Rockstar non ha annunciato la data di uscita esatta perché devono farsi ancora confermare questo aggiornamento dalla Sony e dalla Microsoft e stanno aspettando la loro conferma prima di annunciare la data di uscita esatta. Se tutto andrà bene e la Microsoft come anche la Sony confermeranno il più presto possibile questo update, la data di uscita esatta sarà martedì 13 dicembre, in quanto è presente ancora l'evento degli RP e soldi doppi fino a questo mercoledì e la Rockstar è solita rilasciare un trailer venerdì per poi far uscire il DLC stesso di martedì. Come avete sentito insomma quando appunto vi ho spiegato come funzioneranno queste missioni, queste informazioni provengono praticamente da un tipo di un sito di nome 4chan e queste cose le ha scoperte praticamente lui. La cosa stupenda è che non solo ha previsto queste informazioni che avevo letto prima, ma anche i veicoli speciali che usciranno e come saranno di preciso, che grafica avranno e cose del genere. Incredibilmente ha azzeccato per il momento un veicolo speciale perché ha previsto il buggy di Fast and Furious con la rampa di fronte e questo post vi ricordo nuovamente che è stato pubblicato nel mese di ottobre, quindi mesi prima sapeva già tutte queste cose. Allo stesso tempo, riguardo le altre info segrete che ci dice questo post e che allo stesso tempo la Rockstar non ci ha mostrato, sono un veicolo di nome Boxville con una torretta e un'armatura di fronte che devasterà tutti e caccerà chiunque fuori dalla strada. Poi abbiamo un veicolo di nome Rainer con un paracadute sopra che ci potrà sparare in aria nel caso volessimo uscire. E allo stesso tempo quest'arma possiede anche tante tipologie di armi come anche un lanciarazzi implementato all'interno del veicolo. Ma la cosa stupenda è che quest'auto praticamente sarà un'ispirazione alla mitica supercar del nome Kit, quella che state vedendo in questo momento nel video. Praticamente sarà uguale, identica, però su GTA. Riguardo i quad, ne abbiamo uno di nome Blazer con due armi da fuoco attaccate davanti che sparano, due mitragliatori in pratica. E successivamente avremo anche una nuova Voltic con un lanciarazzi dietro che appunto spara razzi e allo stesso tempo se noi premiamo il clacson questa Voltic volerà ad una velocità pazzesca grazie al turbo piazzato nei lanciarazzi dietro ed è perfetto se ci lanciamo in piena velocità nel Monte Ciliad per volare tutto il tempo. Ma non è finita qui perché non sono solo questi i veicoli distruttivi che usciranno, perché in realtà ci saranno un totale di 9 veicoli speciali catturabili in queste missioni. Saranno tutti veicoli con gadget, kit da guerra e quant'altro ancora implementati alla carrozzeria di queste auto. E queste auto potranno essere utilizzate anche in free mod, però solo dopo aver completato le loro specifiche missioni speciali CEO e allo stesso tempo acquistate nel loro sito. Infatti questi sono per la maggior parte tutti i veicoli che dovremmo rubare in queste missioni speciali del DLC Import Export. Oltre a questo avremo anche due nuovi veicoli mai visti prima d'ora nel sito Leggendary Motorsports e altri tre veicoli mai visti prima d'ora dal sito dell'officina di Benny. Mentre i veicoli speciali con i gadget, kit, armi da guerra e cose simili costeranno da $1 milione fino ad arrivare a $6 milioni. Quindi il totale di questi veicoli in questa espansione saranno 25
tra cui 5 varianti di veicoli già esistenti nel gioco e 20 veicoli completamente nuovi. Ci saranno anche nuovi vestiti, delle maschere, tra cui una del gorilla Harambe, incredibile. E i garage saranno implementati nel nostro ufficio CEO, saranno circolari a 3 piani con anche delle scale per andare sopra o sotto un piano. Infine anche un'officina implementata al nostro ufficio per poter modificare le nostre auto. Queste fonti sono attendibili perché dovete tenere a mente che questo tipo ha azzeccato anche il fatto che ci saranno 60 posti in un garage a 3 piani. Un'altra cosa che ha azzeccato è anche il fatto che questo DLC uscirà ad inizio dicembre e il tutto postato nel mese di ottobre, ragazzi, quindi potete controllare anche voi stessi nella descrizione, vi lascerò i vari link. Davvero parecchie informazioni, anche se molto sparse, e fortunatamente un utente si è fatto furbo e ha compilato tutto ciò che ci ha parlato in anticipo del DLC, postando questa lista nel sito GTA Forum. Quindi niente ragazzi, vi ricordo di lasciare un bel pollicione in su, fonti di questo video nella descrizione, se volete seguitemi sui vari social, Instagram @TheRealZWillix, su Facebook mi cercate come ZWillix, infine seguitemi sul canale Telegram ZWillix con 2x, infine iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto per altri contenuti da ZWillix. È tutto, ci sentiamo al prossimo video. Faccio ciò che nobilita, sblocco le nuove abilità, sfrutta l'anima lirica.